Oggi la giornata per la sicurezza sul lavoro. Al nostro TG un'operaia infortunata racconta la sua odissea. Anche il teatro si mobilita a Milano. Nelle scuole uno spettacolo per imparare la cultura della sicurezza. Oggi è la giornata mondiale contro gli infortuni sul lavoro. A Milano teatro e cinema insieme per promuovere anche nelle scuole la cultura della sicurezza. Le morti sul lavoro! Che vulgarità! Sì, certo. 9 in un anno. Imparare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro anche attraverso una performance teatrale, il cinema nei laboratori e soprattutto a scuola. Insegnanti delle medie superiori di Milano, invitati allo spettacolo Il virus che ti salva la vita, a cura della compagnia Rosso Levante, allo spazio Oberdan. Una delle iniziative Italia Loves Sicurezza nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Cosa pensano gli insegnanti? Spero di insegnarla quotidianamente con l'esempio. Ragazzi, se si impegnano e preparano qualcosa riescono anche a pensare seriamente al problema, se no no. Promuovere la cultura della sicurezza è il principale obiettivo di un'azienda italiana che con il comune ha presentato il progetto Growing New Leaders in Safety. Far arrivare questo virus della sicurezza a più persone possibile, partendo dai più piccoli, dai leader del domani, che saranno loro che plasmeranno la cultura. Insegnando agli insegnanti come gestire e condurre dei laboratori con i ragazzi più piccoli, poi con le scuole medie, le scuole superiori invece attraverso il teatro, fino poi ad arrivare ai ragazzi più grandi del quarto e quinto anno delle superiori attraverso il cinema.